L'Italia si è espressa e il voto di ieri, domenica 4 marzo 2018, non lascia spazio a dubbi su quali saranno i prossimi schieramenti ad insediarsi nel Parlamento che formalmente verrà proclamato il 23 marzo prossimo. Hanno vinto i movimenti antisistema, il Movimento 5 Stelle, che risulta essere il primo partito italiano, e la Lega, che ha più che quadruplicato i voti già ottenuti nel 2013. Mentre è chiaro il crollo del Partito Democratico, le dimissioni del cui leader, Matteo Renzi, sono prospettate e attese a breve. In questo breve video, che giro adesso appena tornato a Roma, dopo essere tornato a casa per votare, vediamo una brevissima analisi di quello che potrà essere il futuro politico dell'Italia nei prossimi giorni. La prima soluzione che si profila all'orizzonte è quella di un governo del centrodestra, dal momento che l'intera coalizione ha preso circa il 37% alla Camera e la Lega, in particolare, avrebbe la possibilità di esprimere il Premier, Matteo Salvini, visto che ha ottenuto il 17,5% dei voti. In campagna elettorale si era fatto intendere che il leader del partito all'interno della coalizione che avesse ottenuto il maggior numero di preferenze avrebbe anche potuto esprimere il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si era ventilato infatti negli scorsi giorni l'ipotesi di Antonio Tajani, nel caso in cui fosse stata Forza Italia la prima forza politica della coalizione. Come invece non è stato. Nella conferenza stampa di poco fa, Salvini ha festeggiato per il risultato e ha lasciato intendere che è pronto ad assumere la guida del paese insieme al centrodestra. La seconda soluzione vede invece la centralità del Movimento 5 Stelle nella formazione del nuovo governo, una centralità che è comunque imprescindibile anche in tutti gli altri scenari possibili, come ha anche ribadito Alessandro Di Battista nella notte dopo l'uscita delle prime proiezioni. Il Movimento 5 Stelle risulta essere il primo partito italiano sia alla Camera dei Deputati sia al Senato con circa il 32% dei voti. In ogni caso, anche in un'ipotesi di governo, i 5 Stelle dovranno comunque rinunciare ad una parte dei nomi dei ministri che hanno presentato negli scorsi giorni, in quanto una maggioranza assoluta non è da loro raggiungibile e in ogni caso dovranno fare alleanze con altre forze politiche. L'ipotesi di un'alleanza con la Lega è plausibile, ma tutto dipenderà da come i rispettivi leader dei due partiti si porranno nei confronti dell'opportunità di andare al governo del paese. Come infatti ha sostenuto Lucia Annunziata, nella notte, in studio da Mentana, è necessario tener conto dei percorsi che i singoli partiti vorranno intraprendere, in particolare che Di Maio e Salvini avranno intenzione di cominciare. Ciascuno di loro rivendica infatti il ruolo di Presidente del Consiglio e un'alleanza eventuale tra i due partiti vedrebbe inevitabilmente sminuire il valore di uno a vantaggio dell'altro. Forse per Salvini sarebbe più auspicabile rimanere all'opposizione in vista di una futura tornata elettorale che potrebbe avvenire nel caso in cui la legislatura si rivelasse più breve del previsto. Il Partito Democratico ha invece ottenuto il peggior risultato della sua storia, ottenendo circa il 18% alla Camera e il 19% al Senato. Allo stesso modo, insieme alla caduta del PD, bisogna tener conto che la sinistra tutta, divisa, non è stata in grado di farsi portatrice di quegli ideali di europeismo da opporre al sentimento di chiusura e di timore espresso da quei votanti, appunto, per il Movimento 5 Stelle e per la Lega. La sinistra lascia dunque sul campo la possibilità di governare anche nei prossimi anni. Dati i numeri, infatti, al momento, la possibilità di un governo di larghe intese, centrodestra e centrosinistra, risulta essere molto remota. C'è da tener conto, ovviamente, che i seggi devono ancora essere assegnati e ricordiamo che la legge elettorale italiana, nota come Rosatellum bis, assegna i seggi per un terzo con metodo maggioritario, vedendo appunto chi ha vinto nei vari collegi uninominali, e per due terzi con metodo proporzionale, andando proprio a contare quali siano le preferenze per i singoli partiti. Per ottenere dunque il reale numero dei seggi che i vari deputati e senatori andranno ad occupare, sarà necessario attendere ancora qualche giorno per ultimare i calcoli. Dal punto di vista analitico, dando un'occhiata alle testate dei principali quotidiani internazionali, tra cui anche il New York Times, si sottolinea come circa un elettore italiano su due, data l'affluenza intorno al 73%, abbia votato per partiti contro l'establishment, contro il sistema. E contro dunque anche l'inclusione, a favore di un atteggiamento di chiusura e contro quella politica di respiro europeo che nello scenario economico mondiale sarebbe necessaria all'Italia per poter assumere una minima voce in capitolo nello scontro che vede contrapporsi l'economia statunitense e quella cinese. Solo pensare in un'ottica comunitaria, appunto vedendo l'Unione Europea come decisivo player a livello globale, potrebbe permettere anche a noi di portare i nostri interessi di fronte alla comunità internazionale.
Hanno vinto dunque i movimenti populisti, intesi come coloro i quali hanno fatto leva sul malcontento della popolazione, sulla necessità di restituire agli italiani, in una prospettiva nazionalista, il vero controllo sui propri confini, sulle proprie politiche economiche e anche sulle loro scelte per il futuro. Secondo Davide De Luca e Giovanni Zanghi, invece, avrebbe vinto chi doveva vincere. In confronto al 2008, la disoccupazione in Italia è cresciuta, mentre il PIL pro capite è diminuito. E in tutti questi anni hanno governato, seppur con fasi alterne, il centrodestra e il centrosinistra. Era quindi inevitabile che il voto degli italiani andasse a quelle forze che finora non hanno avuto modo di esprimere un loro governo, quali Movimento 5 Stelle e Lega, e che prospettano delle soluzioni a questi problemi, nonostante siano soluzioni di breve termine e semplicistiche. Per chi pensa di non avere più nulla, ribaltare il tavolo non è poi una prospettiva così preoccupante. Due cose prima di chiudere, però. Che sia il Movimento 5 Stelle o che sia la Lega ad esprimere il prossimo governo del paese, in ogni caso, da forze antisistema dovranno ricondursi all'interno del sistema, all'interno delle forme e delle metodologie proprie della democrazia e del dibattito politico. Sarà interessante dunque osservare come questa transizione si concretizzerà. D'altra parte, tuttavia, non è automatico che il futuro premier sia espressione di queste forze politiche. Mattarella ha infatti il dovere di conferire l'incarico di Presidente del Consiglio ad una forza politica che sia in grado effettivamente di acquisire la maggioranza assoluta in Parlamento. In caso contrario, e non è un'ipotesi così remota, sarebbe necessario tornare alle urne. Sarà dunque interessantissimo nelle prossime settimane osservare come le varie alleanze si formeranno e potremo averne una prima impressione quando il 23 marzo, una volta insediatesi le due Camere, si dovranno eleggere il Presidente della Camera e il Presidente del Senato e dunque le prime alleanze potranno essere delineate. Quindi questo era tutto quanto avevo da dirvi in questo breve video di analisi, per così dire, del voto di ieri. Grazie per aver guardato. Ho fatto questo video principalmente visto il successo, almeno il numero di visualizzazioni, del precedente e infatti sono contento anche dei vari dibattiti che sono nati nei commenti che mi hanno permesso anche di approfondire alcuni argomenti di cui effettivamente non avevo così grande conoscenza. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, fatemi sapere che cosa prevedete come possibili scenari politici, perché ecco, questo tipo di video mi sta appassionando particolarmente. Seguitemi anche su Facebook e su Twitter e ci vediamo al prossimo video.